Ecco qua il micione, mai tranquillo, mai tranquillo, mai tranquillo, mai tranquillo. Ma che figura ci facciamo? Su via. Una piccola inquadratura di questo mostro. E ti vuoi far vedere un attimo? Ok. Oh. Aiuto. Bene, bene. Bene. Le scienze sociali, umane e gestionali sono portate dalle oligarchie che le intrattengono. I criteri di valutazione, anche delle guarigioni, sono gestionali e non attengono alla teoria interna delle varie discipline, a meno che la loro essenza sia puramente gestionale. I criteri di valutazione cancellano il valore e prediligono il significato, la connotazione sociale del valore. Qualsiasi indagine intorno al valore denotativo è accusata d'oscurità, di incomprensibilità, di insuperabile difficoltà, come è stato il caso con l'opera di Charles Sanders Peirce. Lo scientismo, che permea le scienze positiviste, procede dalla chiusura, affermata come apertura istituzionale, e non si interessa alla lettura originaria, senza più limiti, frontiere e confini istituzionali. Come prima le religioni, il discorso scientifico ripete i suoi dogmi, le sue icone e la macchina cerimoniale liturgica, ossia inquisitoriale, stritola i suoi adepti. Eppure questo scientismo, nuovo emblema del potere, si sbriciola dovendo fronteggiare i drammi non programmati dai poteri politici che cercheranno così di uscirsene dall'impasse scientista. E se nell'Occidente il tramonto della teologia e della filosofia è dovuto a questo, lo stesso destino attende il discorso scientifico, che non è la parola nella sua scienza e non è quindi la scienza della parola. Come esempio portiamo lo scientismo e il positivismo normativo e gestionale del DSM, il manuale per la diagnosi delle malattie mentali, oggi ribattezzate disturbi mentali, per far fronte appunto alle obiezioni interne alla psichiatria. In particolare quelle di Thomas Sasse, scomparso di recente, che da 50 anni affermava l'inesistenza della malattia mentale. Da psichiatra riduceva la psichiatria a una operazione di pulizia, ordine pubblico mentale. Altro che il diritto inalienabile alla libertà di parola, sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Oggi distinguere tra psicanalisi e psicoterapia può incorrere nel reato di istigazione a delinquere. Ci sono psicanalisti di formazione che non solo si spacciano per altri, dichiarandosi non psicanalisti, nella migliore delle ipotesi consulenti o coach, ma evitano di dibattere in pubblico sulla distinzione tra psicanalisi e psicoterapia per non incappare in un'accusa di istigazione a delinquere. E questo mentre maghi patentati e maghetti senza patente trafficano comunque con liceità nella società dello spettacolo. E interviene per l'appunto il mezzo del due pesi e due misure.
quando potrebbe scattare l'istigazione a delinquere? Intanto c'è poco da essere tranquilli come non analisti, perché non scatta quando uno psicanalista laico, ovvero non medico e non psicologo, promuove per esempio la formazione in matematica o in filosofia come un'eccellente formazione per diventare psicanalisti, e perché in quel caso, non essendo medici, non essendo psicologi, delinquererebbero praticando, abusando del mestiere di medico. Ebbene, basta aver letto appunto Freud sull'analisi laica, che in tedesco voleva per l'appunto dire non medica, o leggere oggi qualche testo in traduzione dal francese, dove si parla della formazione degli analisti, come nella recente edizione italiana di Come diventare psicanalista di Jacques Nassif, e trovarsi a dire che non è la formazione medica né quella psicologica l'ideale per diventare analisti, e quindi promuovere una formazione non medica e non psicologica verrebbe a costituire una istigazione a delinquere, ovvero a praticare illegalmente, secondo la Cassazione, la Corte di Cassazione italiana, praticare illegalmente il mestiere del medico, no? Esercizio abusivo della medicina sarebbe, a parte il fatto che molti psicologi non sono medici e quindi dovrebbero automaticamente incappare nello stesso capo d'accusa. Come ai tempi di Cesare Musatti, un 20% degli analisti potevano anche non provenire dalla formazione medica. Oggi dovremmo fare uno di questi processi postumi a Cesare Musatti. Era un delinquente e istigava a delinquere, permetteva che il 20% di coloro che presentavano la candidatura per avviare una formazione di psicanalisti provenissero da altre lauree. Occorre ricordare, tra l'altro, che ai tempi della presidenza della Società Psicanalitica Italiana di Cesare Musatti, all'inizio non esisteva ancora la facoltà di psicologia, e quindi si poteva studiare matematica, filosofia, veterinaria, qualsiasi altra facoltà, e poi formarsi come analisti. E questo prendendo qualcosa dello spirito freudiano della questione. Una formazione peraltro privata, tutt'oggi non c'è una formazione pubblica come psicanalista, nessuno esce dall'università col titolo di psicanalista. Inoltre, psicanalista non è titolo, è significante, e non nome, e forse già dire questo è istigazione a delinquere. Nello scritto citato di Freud c'è un programma per una università di psicanalisi. Oggi si potrebbe accusare di associazione a delinquere l'IPA, l'Associazione Psicanalitica Internazionale, tra l'altro. Religione, teologia, filosofia, letteratura, linguistica, matematica, la stessa psicanalisi, storia, archeologia, anche medicina, psicologia, elementi di istigazione a delinquere. E il colmo è che vari psicanalisti oggi, più che cinquantenni, si ritrovano a essersi formati come delinquenti e a formare delinquenti, a meno di non vivere in Francia, dove invece questa formazione non è ritenuta delinquenziale, ancora per poco. Lo spirito gestionale ha infuso terrore, per l'appunto nel terreno psicanalitico,
sino al punto da bonificarlo, di renderlo tutto psicoterapeutico. Persino associazioni psicanalitiche che in Francia formano psicanalisti laici, non medici e non psicologi, in Italia si propongono la formazione di psicoterapeuti a indirizzo psicanalitico. Bisticcio linguistico superiore alla pecora lupo di Franz Kafka, ovvero, seppure non richiesto inizialmente dalla legge Ossicini, che dal 1989 regola la pratica della psicoterapia con l'istituzione corporativa dell'albo degli psicologi psicoterapeuti, mentre, non c'è altro modo di dirlo, l'albo, l'ordine dei medici, mette al sicuro qualsiasi medico che si permetta di strimpellare psicanalisi, che ovviamente scriverà psicoanalisi. La distinzione sarebbe tra freudiani e lacaniani. Con Lacan si è semplificata la scrittura psicoanalisi in psicanalisi. C'era stata una battaglia intellettuale prima della legge Ossicini, che aveva lasciato fuori dall'ordinamento la pratica di psicanalista. Sarebbe improprio dire professionista. La psicanalisi non è una professione e nemmeno un funzionariato, riconoscendo così la sua specificità. E seppure la società di psicanalisi era privata nella sua struttura, le varie società lo sono, tra parentesi possiamo aggiungere che l'accordo odierno per la formazione degli psicoterapeuti è un primo passo verso la loro collettivizzazione. Ebbene, ciascuna associazione di psicanalisi e ciascun psicanalista è responsabile della pratica in atto. Il privato non è fuori legge rispetto al pubblico. È per questo che ne esiste il diritto, il diritto privato. Ebbene, poi il capillare conformismo, ivi compreso quello di un numero crescente di psicologi formati dalle università, ha spinto verso la formazione di psicanalista solo psicologi e medici, al punto che oggi le associazioni italiane di psicanalisi, quasi in toto, accettano solo psicologi e medici. Oggi, tra i 30 e i 40 anni, ci sono solo psicanalisti non laici. Per i reduci dalle precedenti associazioni a delinquere, la caccia è aperta. Talvolta, come capita, sono persone discrete, che piove loro addosso l'enormità dell'accusa dell'esercizio abusivo della psicanalisi. Certo, non si chiama così, ma esercizio abusivo della medicina e della psicoterapia, poiché, pur non essendoci nessuna legge in tal senso, si è comunque legiferato. L'opera della giustizia italiana si è trovata nella posizione impossibile di padre della psicanalisi e degli psicanalisti, che hanno accettato la posizione di figli a responsabilità limitata, limitata dagli ordini, figli medici e figli psicologi, posizione impossibile perché si è messa a teorizzare sullo statuto della psicanalisi, in posizione di dio degli psicanalisti, di giudice supremo, l'unico che decide nello stato di emergenza, come insegna Carl Schmitt, affermando due false verità. Il termine rispetto alla pittura è dello studioso del diritto Godric, molto meno noto. Ecco i due postulati. La psicanalisi è la forma più alta di psicoterapia,
La psicanalisi è una pratica medica. Sono asserzioni della Corte di Cassazione con le quali è stata condannata una psicanalista per esercizio abusivo della medicina, ovvero della psicanalisi. Intanto, la seconda formulazione dovrebbe far mettere in galera purtroppo tutti quei delinquenti di psicologi che hanno fatto psicologia e non hanno una formazione in medicina. Altro paradosso. Altra istigazione a delinquere. Questo punto della psicanalisi come la più alta forma di psicoterapia, apparentemente una frase d'Anlaire nell'aria, così leggera, e la psicanalisi è una pratica medica, risultano da una sentenza della Corte di Cassazione, che dato il sapere psicanalitico messo in atto per cotanta sapienza, si candida come l'organo supremo di formazione in psicanalisi. Se dobbiamo chiedere come formarsi come analisti, se dobbiamo chiedere da quale psicanalista andare, e potremmo andare in un ufficio diretto dalla Corte di Cassazione. Ecco un'altra istigazione a delinquere. Per formarsi come psicanalisti è un'eccellente facoltà quella di giurisprudenza. Del resto, due eccellentissimi psicanalisti si sono formati in legge: Pierre Legendre in Francia, e non diciamo chi in Italia, per ovvie ragioni. È la ragione per la quale interloquiamo con avvocati, magistrati, studiosi del diritto. Questa gabbia dogmatica che getta nell'illegalità quello psicanalista teologo che rientrasse dalla Francia, o quella psicanalista filosofa che rientrasse dagli States, è frutto dell'istigazione a delinquere legale, poiché medici e psicologi sono disarmati rispetto alla psicanalisi, non ne capiscono nulla, perché l'analisi non si capisce, non si intende, non si comprende. Non si impara dai libri e neanche dagli insegnanti, né dagli insegnamenti. Occorre la pratica. E la pratica dei medici, anche psichiatri, e degli psicologi non è quella psicanalitica. Il medico e lo psicologo che si formano alla scuola di psicoterapia psicanalitica non sono psicanalisti, sono psicoterapeuti. Perché la psicanalisi non è la più alta forma di psicoterapia? Intanto nascono da piste di ricerca completamente differenti. A parte questo termine, psiche, che linguisticamente non esclude nessun umano. Psicoterapia è un termine del 1888 e psicanalisi è del 1896. Quindi solo la psicanalisi, nata dopo, potrebbe essere una filiazione della psicoterapia. E resterebbe da intendere la paternità della psicoterapia. Questa sorge alla confluenza tra psicologia medica e psicologia filosofica, mentre la psicanalisi è piuttosto un accidente del pensiero. Per dirlo con Pierre Legendre, già nel 1891, quando Freud legge gli studi sulle afasie, non è interessato, pur neurologo, alla neurologia, ma a quello che chiama, con un termine forgiato da altri, apparato linguistico, che è riducibile all'organico, all'apparato organico
al cervello si accorse che alcune afasie non hanno nessuna corrispondenza bionivoca con un'area del cervello. Il positivismo medico e poi psicologico vedono e trattano i sintomi. Freud ascolta, non vede, lascia che la narrazione del sintomo ponga le condizioni per vanificare la sua rappresentazione. Le psicoterapie, a centinaia, poggiano sulla rappresentazione dell'altro e di fatto ne occupano la posizione. La psicoterapia non ha bisogno della nozione di inconscio. Freud non solo inventa l'inconscio, più che scoprirlo, e si accorge della singolarissima questione del transfer, lo psicanalista occupa la posizione di terzo tra l'io e gli altri nella narrazione dell'analizzante. Senza la pratica della psicanalisi, questa posizione resta inintellegibile e il terzo si riduce a una duplicazione dell'altro parentale, il curatore di anime, poiché in Germania per lungo tempo psicoterapia si è detto anche in un altro modo. Seelen heil Kunde, Seelen, anime, questione di anima, e sin dal 1611 era psicomanzia, divinazione della psiche. La psicanalisi sorge come una pratica singolare, mentre la psicoterapia sorge come una pratica di ordine pubblico, una pratica gestionale, una pratica comunitaria. La psicoterapia si afferma come psicoterapia del popolo, in particolare per curare i traumatizzati dalle guerre. È un'invenzione del Terzo Reich, la psicoterapia del popolo. È portata al trionfo la psicoterapia con Heinrich Matthias Göring, nipote del più noto ministro nazista, dal 1933, con l'avvento di Hitler al potere. Come si attua l'apoteosi della psicoterapia? Con il cannibalismo dell'Istituto Psicanalitico di Berlino, fondato nel 20, che nel 1936 diviene l'Istituto Göring. Si attua con l'esclusione del terzo. È escluso Freud, sono esclusi gli psicanalisti ebrei. Rimangono gli psicanalisti tedeschi, senza più Freud e senza più psicanalisi e senza più psicanalisti ebrei. Restano in quanto psicoterapeuti a indirizzo psicoanalitico, e anche questo era meglio metterlo molto ma molto tra parentesi. Questo è quel che resta della psicanalisi sotto il nazismo e purtroppo è la prassi attuale di formazione degli psicoterapeuti. Senza Freud, senza psicanalisi e senza psicanalisti ebrei. Altre due correnti si aggiungono con la demolizione dell'Istituto Psicanalitico: la psicologia di Adler e la psicologia di Jung, che dovremmo dire con ironia erano a indirizzo psicanalitico, hanno fatto parte dell'associazione freudiana. In tal senso è chiaro
che la psicanalisi è cancellata dalla psicologia, che si dice, in alcuni casi, a indirizzo psicanalitico, per gestire quel che resta dallo spoglio della psicanalisi. Questo modo di argomentare è intollerabile anche per gli psicanalisti laici, che si annegano nella psicoterapia, nello psicologismo dotto o volgare che sia. La nostra argomentazione è ritenuta da alcuni quella di un kamikaze. È il caso di dire perché non assumiamo questa parola per via del riferimento al suicidio. Nulla nella nostra pratica presagisce il vittimismo, la mortificazione e in ultimo il suicidio. È questione della vita, della libertà della parola, dell'intellettualità. Anzi, suicida è non parlare, non discutere in pubblico dell'intellettualità e della distinzione quindi tra psicanalisi e psicoterapia. Suicida è il rispetto della paura di essere accusati di istigazione a delinquere. Suicida è soccombere alla paura di essere indagati per pratica abusiva della psicoterapia e della medicina. Suicida è credere che la psicanalisi sia la più alta forma di psicoterapia. Suicida è credere che la psicanalisi sia una sottobranca della medicina. Suicida è scambiare il pane degli schiavi per il pane degli angeli. Che cosa fanno i dipendenti odierni dell'istituto post-nazista Göring diffuso su scala planetaria? Richiamandosi a Freud, facendo spesso cose lontanissime da Freud, portano a casa il pane. Ma questo è il pane degli schiavi, quello che gli ebrei, in condizioni di schiavitù in Egitto, ritenevano di poter mangiare tutti i giorni. Mormora il popolo a Mosè: perché ci hai fatto venire nel deserto? Potevamo stare là vicini alla pentola della carne e mangiare pane a volontà. Questo pane non è l'Eucaristia, è il pane della schiavitù, il pane della svendita, perché la delega a Dio comporta la svendita degli umani. Psicologia, psicoterapia, psichiatria e psicanalisi sono formule laiciste, forme di paganesimo che scommettono sulla rottura primordiale dell'uomo, dell'intero, in psiche e corpo. La psicanalisi, l'unica tra le quattro formule, è emersa come scheggia, se non come perla della parola originaria, e per sua invenzione pone questioni. Però che siano poste è da verificare, nel senso che l'assenza del questionamento intellettuale odierno potrebbe incitare alla politica del peggio, che altro non è che l'ultima politica di Lacan quando scioglie la sua scuola. E quindi, se questa è la psicanalisi, occupiamoci della parola originaria in ciascun ambito, in ciascun settore,
L'inconscio non riguarda solo la psicanalisi, riguarda ciascuno. E non occupiamoci più neanche di difenderla. È indifendibile, ridotta com'è a psicoterapia. Se gli psicanalisti italiani fossero psicanalisti, nessuno tra di loro sarebbe stato attaccato con questa accusa fantasmatico mirabolante di esercizio abusivo della medicina. È un'infamia per l'odierna intellettualità. La psicanalisi si difende quando è una pratica di parola originaria, come la breccia aperta, la Freud. Alcuni di questi materiali, in particolare le due citazioni che abbiamo letto, sono tratti dal manualetto di istigazione a delinquere che ho scritto nella collana Opuscoli di Transfinito, disponibile nella rete internet, L'arte dell'ascolto, come distinguere tra psicologia, psichiatria, psicoterapia, psicanalisi. Altri materiali si trovano nel libro dello storico Geoffrey Cox, La psicoterapia sotto il Terzo Reich, l'Istituto Göring, dalla quarta di copertina, il business e la logica tecnico-manageriale prediligono la velocità, la facilità, ovvero la via corta e larga rispetto alla via stretta e difficile della ricerca intellettuale. Il successo delle teorie cognitivo-comportamentali e della psicoterapia corre ancora sull'onda della psicoterapia sotto il Terzo Reich, ovvero della psicanalisi senza Freud. Ecco perché, dove c'è traccia della psicanalisi originaria, che procede dalla breccia aperta da Freud, la società e lo Stato cercano sempre di chiudere la partita, obbligando a esercitare la psicoterapia e attaccando la psicanalisi come esercizio abusivo. Porre ascolto alle distinzioni tra psicologia, psichiatria, psicoterapia e psicanalisi porta un granello di poesia al dibattito e alla civiltà, essenziale per analizzare e dissolvere il suo disagio.